All'origine è così. È lungo circa 38 chilometri, nasce dal Monte Gelbison e sfocia nel Mar Tirreno nei pressi di Capo Palinuro. La Commissione europea lo ha identificato come sito di importanza comunitaria. Le immagini che stiamo vedendo però mostrano che un'infinita macchia biancastra di schiuma riempie il fiume Mingardo per ampia parte del suo percorso. La segnalazione è arrivata da un parroco cilentano. A girare questo filmato infatti è stato Don Tonino Cetrangolo, vicario episcopale della diocesi di Teggiano Policastro, che di ritorno da un ritiro spirituale con altri sacerdoti decide poi di fermarsi per una passeggiata nei pressi dell'arco naturale che si incontra sul lato sinistro della foce del Mingardo. Ma proprio nelle vicinanze del famoso monumento che il mare ha aperto nella costa dolomitica di Capo Palinuro, il leggendario fiume si sporca di bianco e così lungo quei chilometri di acqua che costeggia all'altura dove sorgeva l'antica città di Molpa, squarci bellissimi di paesaggi si mescolano a una spuma ripugnante che con la natura ha ben poco a che vedere. Uno strano fenomeno, disarmonico e preoccupante, tanto che il sacerdote di Scario lo ha immortalato, spinto, come ha riferito, dall'amore per il creato, chiedendosi più volte perplesso la causa di una tale violazione contro l'ambiente. Quanta schiuma sta passando sotto i nostri occhi. Depuratore? Scari di industria, non può essere solo scariche di abitazione, perché sono decine e decine di metri. Secondo gli studiosi, la schiuma biancastra è dovuta verosimilmente a tensioattivi tracimata da depuratori malfunzionanti dei paesi che si affacciano sulla valle del Mingardo e le associazioni ecologiste da tempo sono in prima linea a denunciare lo stato di progressivo degrado di un'area a protezione integrale del Parco Nazionale che dovrebbe essere tutelata. L'attenzione dunque con questo filmato ricade ancora una volta su un allarme già conclamato e sulla scarsa consapevolezza da parte dell'uomo di avere la fortuna di essere circondato da ricchezze inestimabili da preservare per il bene di tutti.